ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Torino. Radio Tedacà è andata sul territorio torinese alla ricerca di esempi positivi per affrontare temi come disabilità, sport, devianza, isolamento sociale. Queste sono due chiacchiere con... Una larva è chi non si riconosce, chi ha timore di guardare, ma in un riflesso raccontato impara a capire. E diventa farfalla. Il nostro viaggio prosegue con Carmen, che oggi ha scelto di essere qui con me per parlare di un tema che le sta molto a cuore e che ci sta molto a cuore poi in realtà. Prima di cominciare, vuoi raccontarci in due parole di cosa ti occupi? Sì, io mi chiamo Carmen Settanta, sono una psicologa psicoterapeuta. Diciamo che mi sono formata nell'ambito dei disturbi alimentari anche per il dottorato che ho conseguito in neuroscienze, l'ho proprio svolto scendendo sul campo presso il Centro Pilota Disturbi Alimentari di Torino e poi insomma completando quell'esperienza là mi sono ancora immaginata la possibilità di provare ad aiutare questa tipologia di pazienti, provare ad affiancare questo tipo di sofferenza. Quindi, come anticipavo prima, oggi aggiungiamo un altro pezzo, un pezzo molto importante relativo al nostro rapporto con il cibo. Il primo step per avvicinarci al cibo è la fame. Ecco, la prima domanda che ti faccio è: mangiamo davvero sempre perché abbiamo fame? O meglio, ogni volta che ci approcciamo a un cibo, è davvero sempre la fame a muoverci? Questa è una domanda davvero molto interessante e forse, come dire, mi verrebbe da riformularla all'interno della cornice della consapevolezza un po' più in questa forma qui. Come facciamo a sapere di avere fame? Che cos'è che ci dice che abbiamo davvero fame? Sarà il nostro stomaco? Sarà il brontolio della pancia? Sarà la salivazione? O forse no? Forse c'è qualcos'altro? Forse delle volte capita di mangiare perché siamo arrabbiati o perché siamo tristi, per gestire l'ansia? Ecco, forse c'è un altro tipo di appetito, no? Ci sono altri aspetti che ci portano a mangiare e sono proprio le emozioni, quello che io ho definito l'appetito emotivo. Potrebbe essere quella l'idea, ma la cosa molto importante è quella di non demonizzare l'appetito emotivo, nel senso che è capitato a tutti quasi certamente di usare il cibo per gestire qualcosa che non era solo fame. Per cui la cosa più importante potrebbe essere quella di renderci conto di che cos'è che ci sta spingendo a mangiare. Sì, mi viene da dire che il focus della questione non è poi propriamente sul cibo, ma su un rapporto che può dirci qualcosa di noi a proposito delle nostre difficoltà. Quindi un rapporto che può risultare faticoso. E a proposito di rapporto faticoso, mi viene in mente così: rapporto estremamente faticoso con il cibo freccia disturbi del comportamento alimentare. Ecco, proprio perché il nucleo non è propriamente nel cibo, quindi all'esterno, mi chiedevo quanto è poi importante effettuare una classificazione o in un certo senso appiccicare delle etichette, o meglio, per chi è importante. Nel senso, una persona che vive una situazione di questo genere ha bisogno di questo o forse piuttosto di qualcos'altro? Tu chiaramente, Stefania, tocchi in qualche modo quel tipo di sofferenza che ha appunto, come dicevi tu, un'etichetta, una classificazione che è i disturbi del comportamento alimentare, all'interno dei quali rientrano l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa, il binge eating disorder. Ma in realtà che cosa c'è dietro queste etichette? Fondamentalmente c'è molta sofferenza, c'è un dolore. Un dolore che trova la sua espressione attraverso il cibo. Il cibo diventa lo strumento con cui io posso esprimere la mia sofferenza. Quella sofferenza che a volte è inascoltata, quella sofferenza che a volte non riesco a raccontare.
queste persone non hanno davvero un reale problema con i carboidrati piuttosto che con gli zuccheri o i grassi, ma c'è una sofferenza più interiore, più intima, una sofferenza invisibile che si palesa attraverso l'uso del cibo. Ora, l'etichetta può servire probabilmente ad un clinico, quindi ad un terapeuta, per capire come potersi orientare, ma anche il clinico, per avvicinarsi e aiutare davvero a attraversare quel tipo di sofferenza che il paziente porta, potrebbe essere aiutato dallo spostarsi da questa etichetta che diventa a volte anche, ci può stare un po' stretta, avvicinarsi a quella sofferenza al di là delle etichette. E questo potrebbe essere un'idea che mi viene, come dire, da raccontare ad alta voce sia per i clinici, ma soprattutto per le persone che si ritrovano magari nella quotidianità a vivere con chi soffre di un disturbo alimentare o anche solo gli amici. Cioè, è chiaro che il nostro corpo è il nostro biglietto da visita ed è chiaro che da quel biglietto da visita molto spesso partono dei giudizi e dei pregiudizi. Quindi, ah, è troppo magra, sembra quasi anoressica, ah, guarda quanto mangia, è una cicciona. Sono delle frasi, delle volte davvero molto forti, delle frasi che di nuovo etichettano e delle frasi che sicuramente non aiutano l'altra persona perché sanno di un giudizio che diventa davvero pesante da poter gestire. Quando di quel corpo in realtà noi sappiamo pochissimo perché solo la forma fisica del corpo non ci sta dicendo in realtà nulla di quella che è l'entità di quella persona. Insomma, ce la diciamo un po' come non è necessario esprimere un giudizio sul corpo della persona che abbiamo di fronte. Quel giudizio non è assolutamente richiesto. Forse neanche se è formulato bene, tra virgolette, direi, nel senso, piuttosto meglio un bel come stai, no? Concordo con te, sottoscrivo. Sì, quindi diciamo che, come dicevi tu, ciò che ha realmente bisogno di cura e di attenzione è poi quello che sta dietro, o meglio dentro. Ti chiedo come funziona un disturbo alimentare e poi in realtà anche un po' qual è la sua funzione. Nel senso che a me, ad esempio, a un certo punto ha fatto in qualche modo bene sentirmi dire sì, ma sappi che se quella cosa è lì c'è un motivo, cioè ha un suo perché. Perché magari arrivi a un punto in cui raggiungi una maggiore consapevolezza e ti dici cavolo, però ho fatto del male a me stessa per un sacco di tempo e continuo a farmene. Quindi ti chiedi un po', ma perché non smetto allora? Allora, come funziona un disturbo alimentare è una domanda abbastanza complessa che ha una risposta che non può essere univoca proprio perché, data l'unicità di ogni persona che esiste al mondo, non c'è, come dire, di nuovo una strategia che è uguale e identica per tutti. È l'uso del cibo che possiamo dire essere uguale, ma si differenzia in quella che poi può essere magari un atteggiamento più restrictor nei confronti del cibo oppure più un discontrollo degli impulsi. A livello di perché subentra il disturbo alimentare, anche quello ha una sua ragione specifica, una causa che è anche multifattoriale. Ricordiamoci che i disturbi alimentari hanno delle cause che hanno a che fare con aspetti genetici, ereditari, biologici, sociali, culturali. Ecco, quello che possiamo sicuramente dire di un disturbo alimentare o quello che io ho visto nella mia esperienza è che il disturbo alimentare lo immagino un po' come una gabbia, cioè come qualcosa che ingabbia la persona, perché la persona chiaramente è dentro e quindi è chiusa da questa gabbia, ma contemporaneamente lo protegge, la protegge, perché io so esattamente come è fatta la mia gabbia e so esattamente come funziona la mia gabbia. E può sembrare paradossale, ma mi sento sicura all'interno della mia gabbia. Quindi il sintomo, quindi l'utilizzo del cibo, può non essere funzionale e quindi è una maniera disfunzionale di poter gestire quella sofferenza, quella fatica. Ma anche se, ripeto, può suonare paradossale, in realtà ha un valore per quella persona in quel momento. Diciamo che il disturbo alimentare è come se diventasse l'unica cosa che sono riuscita a trovare per gestirmi quella sofferenza là. Sicuramente non la più funzionale, ma in questo momento l'unica che io ho a mia disposizione. Ci dicevamo che la radice della questione non sta nel cibo, quindi neanche la soluzione sta nel cibo. Cioè, se una persona si alimenta in modo compulsivo,
risolvo qualcosa smettendo di acquistare cibi spazzatura che tendenzialmente sono i più attivanti? No. È all'opposto, se una persona decide di seguire un regime alimentare di tipo restrittivo, molto restrittivo, l'aiuto mettendo in atto dei comportamenti coercitivi per costringerla a mangiare? Di nuovo no. Quindi non so, da un lato ci sono questi schemi alimentari rigidi che siano di tipo restrittivo, integrativo e basta, nel senso che sono un po' visti come la soluzione definitiva. Dall'altro mi verrebbe da dire che ci sono le persone qualificate, ovviamente, che in qualche modo ti prendono per mano. E ad esempio, nello specifico nell'ambito del cibo, ti riportano un po' al via, cioè ti aiutano a rivedere tutto, a rivedere la tua prospettiva, il tuo approccio e a riviverlo, o forse a viverlo per la prima volta realmente, come se ti insegnassero di nuovo un po' a camminare, no? Quindi chiedo a te, c'è davvero una soluzione definitiva, netta? Allora, sicuramente quello che dici tu è verissimo e di nuovo lo sottoscrivo. Se il problema non è nel cibo, neanche la soluzione va cercata nel cibo. Come dire, la risposta non è nel frigo, né non aprire il frigo, né aprire di più il frigo, ok? La risposta non c'è, nel senso che quello che c'è è la possibilità di potersi prendere cura di sé. E quindi di cominciare a guardare questa sofferenza, magari affiancata da uno specialista, da un professionista che è un po' come uno specchio, ci aiuta a vedere il nostro riflesso, a vedere quelli che sono i limiti di quel momento, ma soprattutto quelle che sono le nostre risorse da poter mettere in campo. Sicuramente quello che più conta nella mia esperienza clinica e che in qualche modo ha fatto la differenza proprio all'interno della cornice della consapevolezza, che poi è un po' quello di cui insomma avete parlato anche con Giulia, la mia collega nutrizionista, ecco, proprio all'interno della consapevolezza potrebbe essere importante iniziare ad ascoltare i segnali del nostro corpo. Quindi chi ha davvero fame? Il nostro corpo ci dà tantissimi segnali. A volte facciamo fatica ad ascoltarli perché viviamo comunque una vita frenetica, una vita veloce, capita di mangiare in piedi, capita di mangiare guardando la televisione o scorrendo sul nostro cellulare la nostra pagina social preferita. Quindi tutto quello, senza demonizzare, per carità, però diventa un po' nemico della consapevolezza. Forse sarebbe un po' più costruttivo provare ad invitare a pranzo, a cena, il silenzio, la lentezza, che sono degli alleati preziosi perché il nostro corpo diventi una guida. Io credo che ci siano davvero tantissimi margini per poter attraversare quella sofferenza e in qualche modo uscirne e risalirne. Molto importante può essere farsi questo tipo di domande. Quindi, rispetto proprio alla prima domanda iniziale, quella con cui abbiamo aperto, come facciamo a sapere di avere fame? Beh, probabilmente prestando molta più attenzione e anche gentilezza verso quello che è il nostro corpo, che in realtà è uno strumento prezioso che abbiamo a nostra disposizione, anche se a volte lo diamo parecchio per scontato. Sì, collegandomi a quanto dicevi tu, l'aspetto su cui volevo porre ancora di più l'accento è il fatto che si può chiedere aiuto, che poi è quello di cui ti occupi tu. Si può chiedere aiuto a professionisti, a persone che si occupano di questo, passando da un percorso di psicoterapia che ti aiuta poi ad avvicinarti a quella sofferenza, a quel famoso dolore, a conoscerlo per poi riconoscerlo e quindi capire come muovercisi dentro. Al nutrizionista che ti aiuta a scoprire quanto sia bello nutrirsi di pane, pasta, carne, pizza e non di micro macronutrienti. Direi, Stefania, che quello che dici tu è molto importante, nel senso che proprio le linee guida internazionali suggeriscono che il trattamento dei disturbi alimentari è proprio di tipo integrato, cioè più professionisti lavorano in rete nell'ottica di poter aiutare quella persona. Parlavo di consapevolezza, di attenzione, di gentilezza verso noi stessi. Questo può essere fatto attraverso appunto una squadra che si occupa della cura dei disturbi alimentari e mi viene da dire anche attraverso delle competenze che nella mia esperienza vanno proprio nell'ottica della mindfulness, della mindful eating, quindi proprio allenarsi a riconoscere sempre di più i segnali che il nostro corpo ci invia.
una dieta preconfezionata è qualcosa che non ascolta, o almeno non del tutto, quelli che sono i reali bisogni di una persona, perché ascoltare il nostro corpo significa anche porsi in ascolto del desiderio che abbiamo in quel momento, che è molto umano avere. Quindi davvero abbasso il giudizio e viva la consapevolezza. Avete ascoltato Radio Tedaka, un progetto realizzato grazie ai fondi dell'Agenzia Nazionale per i Giovani per la realizzazione del network ANG in Radio. ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Da Torino è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio più di prima, di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili ed il programma europeo Erasmus+.